Iniziamo con Angelo Mannironi, responsabile tecnico delle squadre maschili e del Centro Federale di Roma. Angelo, dal 2012 è partita questa fine 2012, dallo scorso anno, quindi è partito questo nuovo ciclo delle nostre nazionali. Abbiamo già ottenuto dei successi e dei risultati incredibili. Cosa vuoi dire a proposito? Beh, questo progetto è partito lo scorso anno a gennaio, qui al Centro Federale di Roma, dell'Acqua Cetosa, e avevamo insomma in mente un percorso abbastanza importante, ma con dei tempi un po' più, diciamo, lunghi a livello di risultati, soprattutto perché abbiamo nel complesso del centro un gruppo di giovani che vanno insomma dai 14 anni in poi. Però ci sono stati lo scorso anno dei risultati strabilianti, insomma, con un numero di medaglie sicuramente non, inaspettato, e noi siamo stati tutti molto soddisfatti di questo, chiaramente però restando con i piedi per terra, in quanto poi era importante riconfermare l'anno successivo, cioè questo anno qua. Siamo partiti già con i campionati europei senior, riconfermando, anzi migliorando le medaglie dello scorso anno. E abbiamo proseguito con i campionati europei under 17 che erano di qualificazione olimpica, ottenendo con entrambe le squadre la qualificazione, quindi un piazzamento per un uomo e un piazzamento per una donna. E di questo sono veramente soddisfatto come responsabile dell'attività giovanile, anche perché insomma è un gruppo di ragazzi che è veramente eccezionale in tutti i sensi, sia a livello tecnico che come comportamento. E adesso ci accingiamo ad affrontare quest'altra competizione con questi ragazzi e sicuramente, insomma, cercheremo di dare il meglio. Siccome proprio a proposito, come stanno i ragazzi Nino, Mirko, tu che li puoi vedere in allenamento tutti i giorni? Ma devo dirti che sicuramente sono sempre pronti in tutti i sensi. Loro hanno sempre la voglia e insomma l'esuberanza di fare sempre di più, no? Anche a livello di risultati. Sono pronti per affrontare questa competizione. Mirko sicuramente con più esperienza rispetto a Nino, anche perché Nino l'ultima gara a livello internazionale l'ha fatta lo scorso anno ad ottobre, per cui ha avuto un po' di mesi, insomma, dove tra l'altro è stato anche fermo per un piccolo problemino alla spalla, per cui, ma adesso ha recuperato appieno. Devo dire, insomma, che attualmente vedendo le classifiche delle ranking list per questo campionato del mondo, siamo messi abbastanza bene. Ora però, insomma, incrociamo le dita e vediamo quello che succederà. Non ci sbilanciamo, ma i presupposti ci sono, I insomma. presupposti ci sono tutti quanti e sicuramente noi daremo il meglio, loro e anche noi, insomma, e anch'io. Bene, in bocca al lupo allora, Angelo. Crevi?